prima o poi Miguel Ángel López non trovi anche lui la quadratura del cerchio per un risultato veramente importante. Ci si veste di ciclamino, Pascal Ackermann si veste di ciclamino, maglia che la mattina della decima tappa era saldamente in mano ad Ackermann, ma in quella Ravenna Modena poi il tedesco finì rovinosamente a terra, ci ricordiamo, era tutto sbucciato, tutto grattugiato, la contesa si riaprì. Il giorno dopo la maglia passò a De Mar, ma nella tappa di Santa Maria di Sala poi Ackermann riesce infine a conquistarla di nuovo. E io direi che si tratta di un vessillo assolutamente meritato per il velocista di una Bora che in quanto a ruote veloci non è certamente messa male. C'è anche Sagan, c'è Bennett. Però Ackermann era al suo primo grande giro, si è dovuto confrontare con avversari di livello, è riuscito a batterli due volte, sono stati due i successi conquistati. Avrebbe vinto anche la volata di Santa Maria di Sala se non ci fosse stato Cima, ma Cima c'è stato, fortunatamente, perché ci siamo divertiti. Avrebbe potuto quindi Ackermann ottenere qualche vittoria in più, ma io direi tutto sommato che va bene così, non saranno le uniche vittorie di Pascal Ackermann in grandi giri. Secondo me il ragazzo può essere entrato nel gota dei velocisti. Abbiamo infine la maglia azzurra di Giulio Ciccone, conquistata già dal primo giorno con il miglior tempo di scalata al San Luca, indossata in tutte le tappe, ad eccezione della tredicesima, quella di Lago Serrù, me l'ero dimenticata, fortunatamente sono andato a controllare. Il giorno prima, appunto, l'aveva persa a vantaggio del compagno di squadra Brambilla nella tappa del Montoso. Brambilla era andato in fuga ed era passato per primo sul Montoso. Il giorno dopo, proprio nella tappa di Lago Serrù, Ciccone ha riconquistato la maglia azzurra. Anche in questo caso, premio assolutamente meritato. Classifica dominata con più del doppio dei punti del secondo piazzato, che è Masnada. Forse anche troppo dominata. Condotta di Ciccone nelle prime tappe, soprattutto all'inizio, ecco, quando di Gran Premi della Montagna c'erano pochi, erano Gran Premi della Montagna abbastanza scalcinati, i punti che assegnavano erano conseguentemente pochi, anche i punti, e lui destava delle perplessità, secondo me, fondate. Perplessità su una scelta di non risparmiare neppure una stilla di energia pur di prenderli tutti quei punticini, e gli dicevamo: attenzione, forse è meglio che ti conservi per le prossime tappe. Si è creata anche qualche polemica, non con me ma con altri. Siamo arrivati alla fine del giro, adesso che vogliamo dire a Ciccone che alla fine del giro ce lo ritroviamo con una tappa vinta, quella del Mortirolo addirittura, un podio nella tappa finale, fughe continue e appunto una maglia azzurra praticamente incollata addosso. Veramente notevole il Giro d'Italia di Giulio Ciccone. Il Giro d'Italia che aprirebbe anche interessanti discorsi sulla possibilità per lui di far classifica in futuro. Vedremo. Nel frattempo, tanti complimenti a Giulio Ciccone. Io adesso non ho più tappe da presentare, allora è giunto il momento in cui devo ringraziare e devo salutare. È stato un bel Giro d'Italia. Non ci sono state forse delle imprese epiche, ma come dicevo pomeriggio a un amico, impresa epica magari devi limitarti a celebrarla senza neppure poter osare altro. Questo Giro d'Italia invece è stato un giro molto combattuto, ci ha regalato tanti spunti, ci ha regalato tante occasioni per leggere la corsa, per discutere della corsa, per discutere di alcune scelte, di alcune strategie. Si parlerà a lungo di questo Giro d'Italia, secondo me, si parlerà a lungo di tante implicazioni tattiche di questo Giro d'Italia, si parlerà a lungo dei protagonisti di questo Giro d'Italia. Noi ci aspettavamo un'elite, è indiscutibile che ci aspettavamo un'elite che è venuta meno per gambe, per infortuni, o per altri motivi, ed è saltato fuori un piccolo ecuadoriano che ha vinto con merito e ha vinto con una squadra eccelsa. Capitanata da quel vecchio lupo d'ammiraglia che è Unzué, abbiamo visto tante fughe, sono state scritte tante belle storie, abbiamo iniziato difendendo il percorso del giro e stiamo masticando un po' amaro per la terza settimana, ma io credo di poter dire comunque che ci siamo divertiti, ci siamo soprattutto fatti compagnia. I meriti non sono miei, io ho soltanto avuto l'idea di sedermi a parlare con voi, avevo bisogno di riavvicinarmi alle corse di 3 settimane perché ultimamente ero troppo concentrato sulle classiche. Quando finivano le classiche mi sentivo così perduto che ho dovuto necessariamente prolungare la mia stagione ciclistica fino al mondiale. Ecco. Il merito è stato soltanto vostro, che mi avete prestato attenzione, altrimenti avrei praticamente parlato da solo. Invece mi sono sentito tutti i pomeriggi con voi qui davanti che mi facevate compagnia. Ringrazio in particolare Gigi per il supporto grafico, ringrazio la signora Pedrazzoli Lini, meglio nota come Vicky, consulente marketing di eccellenza di cui sono stato indegno allievo, ma che è stata preziosissima, grazie Vicky. Grazie Giacomo che mi ha sempre supportato, grazie alla mia segretaria che mi ha sempre sopportato, che resta la mia prima ascoltatrice, grazie all'altro mio socio desaparecido Vincenzo,
grazie ad Adriano, a Stefano, a Giorgio, a Viltrio di Twitter, che mi ero ripromesso di salutare, grazie a tutti quelli che non ho espressamente ringraziato, lo farò sui social, ci sentiremo sicuramente lì. Il Giro d'Italia è finito, è stato un bel Giro d'Italia, ce ne saranno altri, e chissà che non ci ritroveremo anche nei prossimi, per scoprire assieme, come abbiamo fatto nelle ultime settimane, chi sarà primo all'arrivo.